Federico Rampini, una domanda sul futuro dell'umanità. Sarà la rete padrona o la Cina padrona? La Cina padrona mi sento di escluderlo, perché vedo nel regime autoritario cinese delle crepe, degli elementi di fragilità che non sono molto apparenti all'esterno, ma che spesso sono tipici della rigidità dei sistemi troppo autoritari. La rete padrona sì, lo è già una realtà di fatto, cioè i nuovi padroni del capitalismo sono i giganti dell'economia digitale, Apple, Google, Facebook, Amazon. Non dobbiamo accettarla come un dato ineluttabile. Ecco, tornando al presente, ma siamo veramente usciti dalla crisi? Voi no. Dico voi perché mi considero, essendo residente negli Stati Uniti, parlo dal punto di vista di chi vive ormai il quasi sesto anno di ripresa. L'Europa, per fortuna, sia pure con un ritardo grave, per certi aspetti disastroso, tuttavia ha cominciato di recente ad applicare quella stessa terapia monetaria che negli Stati Uniti ha dato dei buoni risultati, e quindi vedo i segnali di una ripresa. Grazie, legranda.net. Grazie. Buongiorno, buonasera. Volevo chiedere solo una cosa: se hai mai visto il film Google and the World Brain e cosa ne pensi? Purtroppo no, mi manca. È un film nel quale si racconta la storia vera, è un documentario nel quale si racconta la storia vera, nel quale Google tentò molti anni fa di acquisire il copyright di molti libri, di milioni di libri in tutto il mondo. Questa storia la conosco, sì. Grazie. E cosa ne pensi e se si può applicare a quello che hai detto questa sera? Certamente. È un caso molto citato anche nel mio libro Rete Padrona, molto, molto pericoloso, perché era proprio uno di quei cortocircuiti micidiali di cui sono bravissimi i padroni della rete. Cioè, loro presentarono un'operazione come un'operazione al servizio della conoscenza universale, mettiamo in digitale tutto lo scibile umano, e si dimenticarono un piccolo particolare che era il problema dei diritti d'autore, che può sembrare una rivendicazione corporativa per uno che scrive libri, però se quelli che scrivono libri non hanno più di che campare, diventano anche loro, e sta succedendo, anche loro finiscono in una delle tante categorie che vengono messe da parte dall'intelligenza artificiale, sulla quale Google intanto accumula dei profitti. Google, Apple, siamo a 700 miliardi di capitalizzazione, 150 miliardi di cash, per lo più nascosto in Irlanda, dove paga lo 0,2% di imposte sui profitti, e Google è 400 miliardi di capitalizzazione. Questi, lì è il problema vero, esattamente.